Buonasera, ben ritrovati. Qui è Adriano di FT Lab. Siamo in compagnia di Nicoletta Monterisi di Evolution Travel. Buonasera, Nicoletta. Buonasera, buonasera a voi e grazie per questa intervista, grazie mille. Da dove ci parli, Nicoletta? Dove sei? Allora, io in questo momento sono a Firenze perché svolgo la mia seconda attività qui in zona, oltre che essere in questa regione particolarmente vocata al turismo, per cui mi fa comodo per il lavoro di Evolution stare a Firenze. Va bene, va bene. Allora direi che posso partire con la prima domanda. Sì. Allora, perché hai scelto di diventare consulente di viaggio online? Sono diventata consulente di viaggio online nel momento in cui mi sono resa conto che la mia parabola, la fase di era entrata in una fase discendente del precedente lavoro e non volevo replicare quello che stavo facendo. Mi occupavo di editoria, volevo qualcosa di assolutamente nuovo e che fosse nelle mie corde, ossia corrispondesse a una delle mie passioni. Per cui in quel momento mi piaceva particolarmente viaggiare e stavo aiutando tantissime persone a fare i propri viaggi, per cui digitai su Google consulente di viaggi e mi comparvero dei siti tra cui appunto Evolution Travel. È iniziato così. Un po' per gioco, ma soprattutto seguendo la mia passione, la mia vocazione. Ecco, questo è stato il là iniziale. E da quanto tempo ormai svolgi l'attività? Io sono entrata nel marzo del 2016, quindi quest'anno si sono chiusi 5 anni con Evolution. È stato un bel percorso. Con una fase, diciamo, iniziale di grandissimo entusiasmo perché veramente mi sono trovata molto bene e all'inizio sono entrata nell'ottica del venditore di viaggi e quindi anche con persone che conoscevo e dovevo sentire online per presentare me, ma soprattutto per presentare i prodotti. Perché tra i vari network hai scelto proprio Evolution Travel? E guarda, è andata in questo modo. Io quando li ho contattati sono stati bravissimi nella fase di comunicazione per convincere le persone. Allora, mi hanno mandato un know-how. Il know-how non l'ho preso e accantonato, l'ho letto tutto. Il know-how era fatto benissimo, l'ho ritenuto molto valido e oltre al know-how, da quel momento in avanti, ho avuto subito il perché io avevo delle domande da fare e mi hanno risposto in parecchi a seconda della domanda e dell'argomento. Mi è stato assegnato uno specialista che mi ha risposto in maniera più che esaustiva e quindi il fatto di questa organizzazione e di questo modello di comunicazione mi ha convinto della bontà della piattaforma, per cui no, non ho avuto esitazioni e ho aderito. In passato hai lavorato nell'editoria, di cosa ti occupavi? E Allora, questa io. esperienza ti ha, vabbè, poi dopo, quando avrai risposto, se questa esperienza ti ha aiutato nel tuo nuovo lavoro. Allora, quando lavoravo nell'editoria, io ero un'area manager e diciamo, mi occupavo soprattutto di librerie, per cui dalla formazione del personale all'esposizione del prodotto e di alcuni titoli particolarmente importanti o ai quali si voleva dare importanza. In che cosa mi ha aiutato? Diciamo che la parte che mi piaceva di più quando lavoravo nell'editoria era una parte che riguardava l'ascolto del cliente e, come dire, captare in anticipo quelle che potevano essere le mode future. Ero particolarmente perspicace in questa cosa. E mi piaceva tantissimo, tanto è vero che moltissimi titoli che poi hanno avuto successo
Io non da sola ovviamente, perché lavoravamo in team, ma li ho anticipati proprio ascoltando il cliente che veniva in libreria. Per esempio, una quindicina di anni fa ho cominciato a parlare di veganesimo e di chiedere alla casa editrice di pubblicare libri sul veganesimo, e era ancora, diciamo, erano pochi, era una nicchia, e poi, come invece si è rivelato, è diventato uno degli argomenti che a tutt'oggi tengono botta sul mercato alimentare, perché è un modo di essere, uno stile di vita che continuerà, secondo me, magari non ad avere un grandissimo successo, ma essere presente nella nostra dieta. In che cosa mi ha aiutato? Ecco, questa è la parte, diciamo, creativa, di indagine, che conservo proprio anche quando ascolto i clienti per i viaggi. Io ascolto fondamentalmente i clienti, sento che cosa vogliono, che cosa desiderano, e mettendo insieme tutta una serie di richieste, di desideri, vengono fuori delle novità. Per cui è questa la cosa che mi porto dal mondo dell'editoria, quello di entrare in empatia con il cliente e di mettere a punto ciò che desidera, nel limite del possibile o nel limite del futuribile, perché guardo anche molto in avanti. E per fare questo lavoro la formazione è fondamentale. Cosa ti offre il Network Evolution Travel da questo punto di vista? Allora, io ritengo che Evolution Travel sia un network completo, perché offre continui aggiornamenti a livello formativo, e è una formazione tecnica, nel senso che se uno non conosce una destinazione, ha tutta una serie di strumenti, in modo particolare i webinar e gli e-learning che vengono fatti sia sulla piattaforma nostra sia anche sui social, per potersi informare di quel determinato paese o di quella determinata destinazione di cui vuole approfondire l'argomento. Ma non si limita a questo, perché noi siamo veramente un network, ossia una rete, per cui tra di noi esiste la collaborazione. Per cui se io non so, e ti faccio proprio l'esempio concreto, non so nulla dell'Australia, prima di tutto, se ho un mio cliente che vuole essere seguito da me, innanzitutto mi formo sull'itinerario che desidera, attraverso appunto gli strumenti che mette a disposizione, quelli tecnici, e poi soprattutto chiedo consiglio al collega che è esperto dell'Australia. Tra di noi ci si aiuta in questo modo qui, quindi c'è una parte tecnica a cui si può accedere in qualsiasi momento, e una parte umana, che è una risorsa grandissima, perché se per esempio non conosco un link dove potermi formare, o un video potermi approcciare per conoscere meglio la destinazione, il collega più esperto sicuramente mi dà il suggerimento. Oltre che poi sta a me decidere di passare totalmente il cliente, convincendolo della bontà dell'esperienza del collega, passarglielo direttamente al collega. Questo qui sta ciascuno di noi consulenti a decidere che cosa fare. Per cui ci si aiuta in questo modo qua. E diciamo è una formazione totale, oltre che a ricevere numerosissimi aggiornamenti quotidianamente tramite la mail nostra interna. Quindi è soltanto una questione di non volontà il non formarsi, perché è veramente da tutto, anzi, a volte non si ha il tempo per starci dietro. In parte hai già risposto, ma che tipo di rapporti hai con gli altri consulenti di Evolution Travel, e in che modo vi aiutate? Ecco, prima di tutto ci sono vari livelli di competenze. Ci sono alcuni colleghi che sono direttamente tour operator, quindi all'interno del network abbiamo il collega che fa il tour operator, quindi colui che organizza il viaggio dall'inizio alla fine, occupandosi di tutto
tutto e assumendo su di sé la responsabilità del viaggio stesso. Poi c'è un'altra figura che è il consulente, che è, che si chiama PRP, cioè colui che conosce il prodotto, e quindi questo è il consulente a cui ci si riferisce, come dicevo prima, quando ho bisogno di mettere a punto un itinerario e io conosco meno il paese, faccio riferimento alla, alla persona che si occupa di quel paese, che mi darà tutte le informazioni sulla base di quello che desidera il cliente che mi ha contattato per fare quel tipo di viaggio. Faccio un esempio molto semplice. Io appena sono entrata ho venduto subito la Thailandia. In questo paese non ci sono stata, quindi ti parlo da inesperta, perché non ero stata in Thailandia, ma un cliente me l'aveva chiesta. Non ho fatto altro che sentire quello che voleva fare il cliente, rivolgermi al collega che si occupa della Thailandia. Lui c'è stato tante volte, mi ha suggerito un paio di programmi che grosso modo coincidevano con quello che il cliente voleva fare, mi ha rassicurato, mi ha dato tutte le dritte possibili, immaginabili, e io da inesperta sono riuscita a vendere il viaggio. Quindi lo ringrazierò sempre, continuo a ringraziarlo proprio perché è stato di grandissimo aiuto e mi ha permesso di portare a casa questa vendita. E poi appunto ci sono altri colleghi che magari non sono esperti di una destinazione, ma sono esperti, soprattutto quelli più giovani, quelli più nuovi, sono esperti di social media. Ed è importantissimo essere presenti sui social media, per cui chiediamo consiglio, chiedo sicuramente consiglio a loro, perché sono in un'età fuori rispetto alla capacità che hanno loro di utilizzarli in maniera molto, molto veloce, molto rapida, sono sempre sul pezzo, sono sempre presenti. Quindi è proprio un continuo sentirsi ed aiutarsi. Poi abbiamo anche dei meeting sia mensili, perché abbiamo dei gruppi regionali di riferimento che sono aperti chiaramente a tutti, e poi abbiamo anche dei meeting stagionali che sono aperti a tutto il network. Si scelgono alcune regioni, ultimamente stiamo un po' scegliendo le città d'arte anche per conoscere noi stessi meglio i territori. Ecco, quindi è una continua formazione, un continuo scambiarsi idee, opinioni, consigli. Anche quando ci sono le lamentele, anche su questo ci scambiamo consigli per vedere di migliorare sempre, perché l'obiettivo è quello di migliorare sempre. Sempre, sempre, non bisogna mai mollare di un centimetro. Mai, mai, mai. Allora, sappiamo che svolgi questa attività part-time, di cos'altro ti occupi? Allora, io mi occupo di infanzia. Allora, che cosa significa occuparsi di infanzia? Diciamo che potrei benissimo definirmi una Mary Poppins, ma è un livello un po' superiore della Mary Poppins, perché con l'aiuto di una mia carissima amica che studia neuroscienze, mettiamo a punto delle attività ludiche. Quindi io riempio il rimanente tempo di Evolution, lo riempio con il tempo dei bambini. Quindi io sto con i bambini da quest'età, dal 0 anni, quando sono molto piccoli, quindi siamo a livello di prime conoscenze, fino grosso modo ai 14 anni. Poi se hanno voglia, ma poi scopro altre cose, è giusto che sia così, ci si vede per una pizza, per stare insieme, ma altrimenti creiamo giochi, favole, sono sempre, diciamo, sul pezzo della creatività. Quindi questo faccio di lavoro conciliante con Evolution. Infatti poi collegheremo le due cose. Sì. E in che modo riesci a conciliare il doppio impegno, diciamo, i due lavori? Guarda, si conciliano bene, perché tieni presente che se io non ho un bambino, un paio di bambini piccoli che mi portano via la mattina, quando i bambini sono a scuola, io dedico la mattina a Evolution,
e poi al pomeriggio, quando rimangono con me dopo che hanno finito di stare a scuola, mi dedico totalmente a loro. Quindi, diciamo, abbiamo circa un 50-50%. Poi capitano casi in cui magari viene richiesta di più la mia presenza, come questo periodo che in realtà io pensavo andassero in vacanza, invece sono finite le scuole e rimaniamo moltissimo, moltissimo tempo assieme e cerco insomma di dare il massimo possibile anche Evolution, perché questo periodo è anche il periodo di picco dei viaggi. Sono sempre stati richiesti anche periodo pre-Covid di più, ma anche adesso che diciamo siamo in questa situazione, non manca la voglia di viaggiare, quindi bisogna dedicare forse anche più tempo, perché bisogna dare proprio tanto ascolto ai nostri clienti, ai nostri viaggiatori. Attualmente sei consulente di riferimento prodotto per il Portogallo. Come si fa a diventare PRP e quali vantaggi comporta? Allora, per diventare PRP, diciamo che viene richiesta una conoscenza approfondita del paese di cui si vuole, diciamo così, diventare un po' portavoce, no? Per cui bisogna conoscerlo veramente bene, perché come dicevo prima, è una figura di mezzo che tra il tour operator, sia interno che esterno, perché noi abbiamo tour operator di Evolution, ma ci riferiamo anche a tour operator con cui collaboriamo, che chiaramente sono esterni, per cui bisogna veramente conoscere bene il paese per aiutare i colleghi. A mio avviso, diciamo, sarebbe anche bene conoscerne la lingua, non è fondamentale, l'importante qui è se uno non so, paese dell'Africa, paese dell'Asia, conoscere bene le lingue di riferimento che possono essere il francese per alcuni paesi dell'Africa e l'inglese per i rimanenti paesi del mondo, perché questo permette di entrare direttamente in contatto con diciamo, gli organizzatori locali o comunque di prendere informazioni dai vari siti locali del paese di cui ci si occupa. Io in particolare amo il Portogallo per una questione linguistica, mi piace tantissimo la lingua portoghese e che ho imparato per un amore, e qui torna l'editoria, per Fernando Pessoa. Io ho studiato il portoghese dopo aver letto Fernando Pessoa e attraverso di lui, attraverso Saramago, ho conosciuto il Portogallo e da quel momento lì è avvenuto circa 25 anni fa, ormai non ho mai smesso di andarci, per cui è proprio un amore costante e di sponda anche il Brasile, però in particolare il Portogallo. Quindi il percorso da fare non è difficile, è come al solito la passione che spinge alla conoscenza. Questa è la cosa, e tutti lo possono fare per qualsiasi paese, ma anche per qualsiasi prodotto. Per cui noi non abbiamo soltanto i paesi, abbiamo anche dei prodotti trasversali. Per esempio, se uno è appassionato come si chiama, autocaravan, no? Di viaggi con il camper, abbiamo un portale che è trasversale, chiaramente, perché con il camper io posso muovermi in tutto il mondo, quindi quello è un tema e c'è chi si occupa, abbiamo una collega che si occupa appunto di viaggi con il camper, è un esempio, ne abbiamo tanti altri. Torniamo appunto al discorso della creatività. Allora, hai creato un portale retreat. Ci spieghi cos'è e chi sono i viaggiatori? Sì, allora mi riallaccio con quello che ho appena finito di dire. Il Retreat è un portale tematico, quindi un portale trasversale, non si occupa di. I viaggi non vengono effettuati in un solo paese, ma in più paesi. Il termine Retreat io l'ho preso
Diciamo, siamo anche un po' pionieri in questo tipo di viaggi tematici e di proposte tematiche. E il termine retreat io l'ho preso direttamente dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, dove letteralmente il termine vuol dire ritiro. Mi sembrava però brutto in italiano ritiro, perché è un po' come pensare a una sconfitta oppure a un ritiro perché non si sta bene. In realtà retreat nel termine linguistico anglosassone significa sì, vogliamo tradurlo ritiro, ma è un ritiro per riappropriarsi del proprio tempo e fermarsi un attimo, dare ascolto a quelle che sono le proprie passioni e legare la propria passione ad un viaggio. Faccio un esempio semplicissimo, che è quello che in Italia è più conosciuto, sono i retreat di yoga. Allora, le persone, ci sono poi tante sfumature di yoga, e ci sono persone che decidono di andare a svolgere, proprio perché yoga è unione anche con la natura, di andare a fare dei viaggi o brevi o lunghi, di solito non superano mai una settimana, quindi parliamo di weekend un po' lunghi, un city break o una settimana, in luoghi che mi permettono di poter stare in armonia, parlo dello yoga ma retreat poi si può fare per qualsiasi altra attività, in armonia con la natura, per cui decido di farlo anziché nella sede di Milano, decido di fare un viaggio e quindi lo unisco la mia passione per lo yoga a una destinazione, che adesso ne dico una, ma ce ne sono tante. Per esempio, si può fare a Fuerteventura. Perché Fuerteventura? Perché particolarmente è bella dal punto di vista naturalistico e si presta a questo tipo di attività. Lo scopo è quello di fare, perché li ho chiamati non viaggiatori, con un attimo, viaggiatori, quindi attore, perché il protagonista è la persona che si mette sì in viaggio, ma si mette in viaggio per fare agire, fare qualcosa, mettere in atto qualcosa, quindi da viaggiatore passivo divento viaggiatore, quindi faccio qualche cosa durante questo viaggio. Uno dei prossimi, faccio un esempio invece che mi riguarda, non è di yoga, ma qualche cosa appunto è creato completamente nuovo, è quello di ritornare a fare un viaggio. Invitiamo le persone che ne hanno voglia, che hanno anche una determinata cultura, di fare un viaggio come gli antichi viaggiatori, vale a dire mi porto dietro un taccuino, mi riapproprio del mio tempo, quindi non faccio semplicemente una fotografia del paesaggio, ma mi fermo, lo osservo, guardo la luce, faccio un disegno e scrivo un pensiero su quello che il paesaggio, il viaggio e i compagni di viaggio mi trasmettono come emozioni. La particolarità di dei retreat è che si è sempre accompagnati da un coach, non lo chiamo team leader, perché è la persona che insegna, per cui se si fa un retreat di yoga ci sarà l'insegnante di yoga, se si fa un retreat come questo caso della creazione del taccuino, abbiamo una persona che insegna con brevi tratti di matita a fare un disegno fotografico di quello che si sta guardando, e poi ci si ferma appunto per meditare, per scrivere un pensiero. Questo, fatto l'esempio del taccuino, ma ce ne sono altri. Se qualcuno è appassionato di fiori, ci si può trovare assieme per fare dei bouquet personalizzati con la lettura psichica della persona, cioè una persona trasmette qualche cosa agli altri, per cui in quel momento l'insegnante, chiamiamolo in maniera proprio banale, insegnante, insegnerà a comporre la propria il proprio bouquet floreale. Poi ci sono retreat di scrittura creativa. E quindi si fa sempre qualche cosa. I più banali sono quelli gastronomici, dove ci si diverte anche. Lo scopo è anche quello di oltre di fare,
di divertirsi e di conoscere delle persone che hanno la stessa nostra identica passione. Sono nati per un semplice motivo, perché mi sono resa conto, sempre parlando con le persone, che moltissimi si trovavano da soli a dover fare delle vacanze e non sapevano che compagno o compagna di viaggio trovarsi. E quindi mettendo invece assieme le proprie passioni, anche se non si viaggia con un compagno, se il compagno vuole viaggiare e fare un'altra cosa e godersi una vacanza normale, può tranquillamente farlo, ma chi ha voglia di fare, credo che questo tipo di viaggio sarà una felice branchia del futuro, perché abbiamo bisogno di stare assieme e di condividere e anche di misurare il tempo in maniera diversa. Il retreat è un modo diverso di viaggiare, anche intelligente e culturale, volendo, ecco, diverso dal solito. Qual è stata l'importanza del turismo creativo nella fase post-Covid? Allora, in questo momento, anzi, anche durante il periodo Covid, mi ha permesso di prendere in considerazione e prendere contatto con tutta una serie di strutture che sono particolarmente deputate a fare questo tipo di turismo, perché è impensabile poterlo fare ovunque. C'è bisogno di tranquillità, quindi gli agriturismi, le strutture, gli ecolodge, i glamping, questi campeggi un po' così alternativi e anche belli, perché si deve stare bene mentre si fa un ritrito. Ecco, questo mi ha permesso di sviluppare, di entrare in contatto con le persone. Ho capito che il progetto piace e quindi di mettere in atto tutte delle cose che per il momento sono ancora in fase embrionale, ma che via via, soprattutto anche vedendo come si distenderanno e si distenderà la situazione Covid, contiamo appunto di essere presenti sul mercato quanto prima con più prodotti possibili, più declinazioni possibili. Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Hai mai pensato di fare il consulente a tempo pieno? E sì, per un periodo ho anche provato a farlo, ma era precoce, sicuramente ne vale la pena, perché diciamo, un lavoro fatto bene richiede veramente tanto tempo. Partiamo sempre dall'inizio, da come ho iniziato questa intervista, con il dire che la cosa più importante è guardare le proprie passioni e poi studiare. Quindi ci vuole veramente uno studio di mercato, ascolto e soprattutto mettersi ad indagare. Quindi richiede davvero, davvero tanto tempo, per cui sarebbe ottimo potersi dedicare soltanto all'attività di consulente di viaggi. I tempi che sono avvenuti, quello che ci è capitato, purtroppo l'hanno un po', come dire, stoppato, ma sicuramente è uno degli obiettivi futuri, e soprattutto voglio dare, per usare un termine molto plastico, colonna vertebrale nei due portali. In Portogallo, dove conto di sviluppare degli itinerari alternativi che, vabbè, non, cioè sono per visitors, non per persone che vogliono visitarlo per la prima volta questo paese, ma soprattutto per il portale dei retreat, dove, ripeto, c'è veramente, a mio avviso, molto lavoro da svolgere e tante proposte da poter fare al pubblico, perché è trasversale, non riguarda soltanto a una fetta di mercato, ma si possono fare tante cose, sia per le famiglie, sia magari per alcune attività prevalentemente maschili e altre prevalentemente femminili, e altre invece che vanno bene per entrambi i generi. Quindi c'è tanto da lavorare, sì. Quale ruolo avrà il consulente di viaggio online nell'era post-Covid? Guarda, io credo che il consulente
viaggi ne esca rafforzato. Rafforzato perché? Perché c'è tantissima confusione in giro e quello che sento parlando in continuazione anche con chi non ha intenzione di viaggiare, semplicemente con amici, con conoscenti, eccetera, e c'è proprio il desiderio di essere rassicurati. E chi meglio di un consulente di viaggi ben preparato può rassicurare il viaggiatore? Siamo noi che dobbiamo dare le informazioni, dire onestamente come stanno le cose, per poi lasciare scegliere la persona se poter partire o meno. Però se una persona è preparata e dà la giusta informazione, consulente, cioè il consulente di viaggi è una figura fondamentale e mi ripeto, ne esce da questo periodo rafforzata proprio perché bisogna accompagnare per mano le persone, non soltanto il viaggio, la vendita del viaggio non finisce quando l'ho venduto, io il cliente lo accompagno anche durante e quando ritorna a casa. Quindi in questo senso lui si deve appoggiare a me come persona che qualsiasi cosa possa succedere, io ci sono e so dargli tutte le informazioni necessarie e qualora non le sapessi, e mi riferisco a quello che è successo nel 2019, nel 2020, a febbraio, che molti di noi si sono trovati, come dire, cioè, è stato un contropiede pazzesco e abbiamo subito dei gol incredibili, anche abbiamo fatto degli autogol incredibili perché non eravamo preparati. E quindi bisogna anche essere onesti e dire, guardi, questa informazione non la so, ma mi permetta, la cerco io al posto suo perché io sono il suo consulente. Quindi questo è il nostro lavoro, cioè non è un fai da te. E noi ci siamo e ci dobbiamo essere per i clienti che si rivolgono a noi. Perfetto. E quali strategie state mettendo in campo in questa fase di ripartenza? Allora, guarda, per quanto mi riguarda, formazione continua e continui aggiornamenti perché le cose cambiano dall'oggi al domani. Quindi per me è fondamentale essere sempre sul pezzo e ti dirò di più. E parlo sempre per me, chiaramente. Laddove non arrivano gli organi ufficiali, che a volte possono anche essere non aggiornati in tempo reale, io chiamo direttamente, se qualcuno mi chiede il Portogallo, io chiamo direttamente in Portogallo, chiamo amici, ma anche gli organi preposti per sapere come stanno le cose, in modo tale da dare le informazioni corrette a chi sta per partire. Quindi per quanto mi riguarda, formazione e aggiornamento continuo e sulla base di questo, rassicurazione al cliente. Cosa hai fatto durante il periodo di stop forzato? E mi sono guarda, il primo momento è stato mollo tutto perché bisogna essere onesti, non si capiva, però poi ho detto, ma io veramente smetterò di viaggiare? No, se viaggio io e assieme a me viaggiano tutti i clienti. Quindi la prima cosa che ho fatto l'ho fatta per me come viaggiatrice, perché sono io la prima a viaggiare e quindi ho cominciato a cercare di capire che cosa stava succedendo nel mondo e nei paesi di cui maggiormente ho interesse e di cui ovviamente mi occupo, quindi ho fatto tantissima formazione e soprattutto ho anche cercato di capire i cambiamenti. E non è finita questa ricerca, perché secondo me siamo in un momento, volendo anche epocale e rivoluzionario, perché non sarà più tutto come prima. Vorremmo che fosse tutto come prima, ma non lo sarà. Quindi l'importante è essere attenti, prestare attenzione e cercare di non farsi trovare impreparati quando magari ci sono, perché in questo momento ci sono, come dire,
dei viaggi che partono velocemente tutti insieme, perché come in questo momento sono aperte le porte. Però bisogna anche stare molto attenti, perché ancora non siamo usciti dalla pandemia, per cui queste porte potrebbero richiudersi. E quindi funziona un po' a fisarmonica, e bisogna stare sull'apertura e la chiusura della fisarmonica senza mai scoraggiarsi. Ecco, questo è quello che ho deciso e penso di fare in tutto, perché altrimenti nell'estate del 2021, dopo quello che c'è stato, non sarei qui. E non avrei ancora questa voglia di viaggiare. Tra l'altro, ho viaggiato anche recentemente, sono stata in Turchia e io sono più fortunata di altri, perché il mio permesso era un permesso di lavoro, e devo dire che è stato meraviglioso riprendere il volo e vedere cose straordinarie, come chi viaggia sa che sono tali, e anche molto emozionanti. Perché secondo te vale la pena fare il lavoro di consulente di viaggi online? Allora, vale la pena se si ha la passione, perché se non si ha la passione e si segue così una moda, oppure semplicemente uno dice vabbè, che cosa faccio? E non è un lavoro banale, bisogna veramente essere appassionati. Se uno sente che nelle proprie corde c'è questa vocazione, allora ne vale la pena, perché si diventa, protagonisti anche della vita degli altri. Ogni volta che una persona fa un viaggio, lo facciamo anche noi. E quindi, se uno ama questo tipo di lavoro, allora sì, ne vale la pena. E se c'è una piattaforma come l'ho scelta io, quella di Evolution sicuramente è una di quelle che dà tutto. Da tutte le risposte, perlomeno io sono stata fortunata, ho trovato le persone che mi hanno dato tutte le risposte che avevo, i dubbi e li hanno chiariti, e insomma ho intrapreso questa strada e sono felice di averla fatta. In ultimo, allora, chiudiamo con dei consigli. Che consigli daresti a chi vuole diventare oggi consulente di viaggio online? Allora, io direi di fare esattamente, anche se passato del tempo, quello che ho fatto io, di scrivere, di non aver paura di lasciare la propria mail vera, il proprio numero di telefono, perché tanto non si viene disturbati, perché vengono date delle informazioni, di leggere bene il know-how di Evolution e di chiedere sempre, perché come si dice, chi domanda, comanda. Quindi questi sono i consigli, veramente, anche se soltanto si ha un'idea e si vogliono dei chiarimenti, di chiedere, perché noi siamo a disposizione, sia chi è entrato da poco, se magari qualcuno ha un amico che è entrato da poco, sia da chi lo fa da più tempo, rispondiamo a tutte le domande. Grazie mille Nicoletta, è stato un onore averti nostra ospite. Tutto quello che ci hai detto è stato estremamente interessante, bello, perché con Evolution Travel vedo che io sono 2 anni che faccio le interviste, ogni volta c'è una particolarità diversa, c'è una direzione, un modo diverso di fare questo mestiere, quindi niente, sono molto contento di apprendere nuove cose dopo ogni intervista. Sai perché, Adriano? Perché praticamente le persone sono diverse, la bellezza è proprio questo, perlomeno non ci si annoia mai, quindi ben venga la diversità a tutti i livelli, no? Anche nel modo di approcciarsi a questo network, che ci dà la possibilità di essere diversi. Giusto a concludere, rispetta la nostra particolarità, la nostra individualità. Assolutamente sì. Va bene, allora Nicoletta, ti lasciamo alla tua Firenze, immagino faccia tanto caldo. Fa caldo a Firenze. Sì. è una bella città, calda, ma io lo amo, per fortuna io amo il caldo, quindi non mi dà noia. Immagino di sì, io vengo più da una montagna molto fredda, quindi comunque ben venga il caldo sempre. Bene.
Buona serata, Nicoletta, grazie, un saluto. Piacere, e come si dice, namaste e alla prossima, grazie. Alla Ciao, prossima. Adriana, ciao. Ciao.